Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, è arrivata. Puntuale come una frecciatina del Mac nei miei confronti, Mamma GV ha appena rilasciato la quinta, sì, siamo già arrivati alla quinta, stagione di Warhammer Underworlds. Dopo aver esplorato il reame di Shaish con Shadespire e Nightvolt, e dopo aver visto l'effetto della maledizione dei Catofrain nel reame di Gur con Biscay e Direcasm, approdiamo su Ulgu, il reame delle ombre, con Arrow Deep, la appunto quinta espansione, diciamo così, la quinta stagione di questo gioco di carte e miniature che, come ben sapete, apprezzo particolarmente. Nel video di oggi volevo proporvi, oltre che una sorta di unboxing, diciamo così, quindi in cui vi mostro un po' il contenuto della scatola base, nella seconda parte volevo fare anche una sorta di analisi, diciamo così, delle nuove regole, dei tweak, degli aggiustamenti che i game designer hanno apportato a questa nuova stagione del gioco. Quindi apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Prima di tutto, artwork decisamente diverso dai precedenti. Mentre i precedenti erano più su uno stile canonico, qui siamo più sul digitale e devo dire che fa la sua porca figura. Quindi, apriamo il coperchio. E cosa ci troviamo? Le plance. Plance di un bel blu-viola, decisamente a tema con il reame di Ulgu. Vedete appunto, con i consueti esagoni letali, i consueti esagoni bloccati. Qui però abbiamo una novità, ma di questo ve ne parlerò dopo. Decisamente a tema con Ulgu. Il solito mare di token, glorie, ferite, segnalini, movimenti. Qui c'è una piccola novità, appunto sono i segnalini di resurrezione che già avevamo visto in Arena Mortis, che sono stati integrati nelle core rules, diciamo così, nelle regole base. Anche qui nuovi esagonini, ma nuovi token, ma ve ne parlerò dopo. Regolamento decisamente corposo, perché mentre gli altri regolamenti stavano intorno alle 40 pagine, qui siamo una cinquantina abbondante, se non ricordo male, quindi sono 52 pagine di regolamento, con un bel po' di modifichine, qui un po' di chiarimenti fatti bene all'interno del turno, hanno chiarito un po' le finestre di reazione, di esaltazione, quindi anche qui roba golosa, ma appunto ne parliamo dopo. Sempre utile fogliettino di istruzioni per l'assemblaggio dei modelli, e appunto i modelli. E che modelli? Abbiamo appunto due bande, una di Stormcast, i cercatori di verità di Xandair nella consueta plastica blu, dopo appunto vi faccio qualche close up così almeno li vedete per benino, e in plastica verde, come appunto, si confà a ogni banda della distruzione, la cricca astuta, la banda dei nuovissimi crudelazzi, quindi i Cruel Boys, che sono presenti anche qui su Ulgu. E infine abbiamo appunto dadi con delle cromie interessanti, questi dadi in magia color vinaccia sono mica male. E infine abbiamo appunto le carte, perché che stagione di Underworld è se non abbiamo le carte? Oltre appunto ai consueti mazzi di carte razziali con le carte per la cricca astuta e per i cercatori di verità, abbiamo un mazzo di carte universali per modificare appunto i mazzi base o comunque per iniziare a sfoderare le nostre abilità di deck building se vogliamo giocare il formato competitivo, quindi il championship, e abbiamo anche una novità, abbiamo un mazzo di carte per le grandi alleanze, perché da questa stagione le bande utilizzabili nel gioco sono state divise in base alla loro grande alleanza di appartenenza, quindi abbiamo carte per l'ordine, carte per il caos, carte per la distruzione, carte per la morte, che possono essere utilizzate solo da determinate bande, appunto in base alla grande alleanza di appartenenza. Quindi questo qui era il contenuto della scatola base, adesso passiamo nel dettaglio ad analizzare le novità di questa stagione.
Bene, quindi dopo aver visto il sugo che c'è in questa scatola, in questa nuova scatola base di Arrow Deep, passiamo a parlare un po' delle novità dal punto di vista di gameplay per questa nuova stagione. In primis, per quanto non sia una novità da un punto di vista di gameplay ma estetica, è il nuovo layout delle carte, perché vedete appunto che le carte non hanno più la precedente cornice che abbiamo visto fino ad Irkasm, ma ha adottato adesso, GW ha adottato la nuova estetica, il nuovo aspetto che già abbiamo visto nel mini core set di Stormcast contro Fantasmi che era uscito qualche mese fa. Personalmente devo ancora abituarmi un pochino, mi piace il fatto che l'artwork sia un pochino più esteso, quindi anche l'aspetto artistico venga valorizzato. Devo ancora adattarmi, avendo fatto 4 anni a giocare con un particolare aspetto delle carte, devo ancora metabolizzarlo, un po' come quando si è passati dal vecchio layout a quello attuale di Magic, che è un momento di... mettiamola così. Sicuramente va a impattare su chi vuole giocare competitivo, che sicuramente già lo farà, però così obbliga, diciamo così, a utilizzare le bustine, le sleeve protettive opache, perché con una bustina lucida il dorso è visibile, quindi le carte risulterebbero più che riconoscibili. Da un punto di vista di gameplay, cosa possiamo dire? Che GW ha rifinito un pochino, da un punto di vista di regole, quelle che prima erano le creature volanti, le bestie e cose così, perché adesso hanno una specifica keyword come tratto, diciamo così. Mentre prima c'erano solo leader e maghi, adesso ci sono le creature volanti, che sono appunto quelle che ignorano i letali, i bloccati, gli occupati, via dicendo, e le bestie, che erano quelle che non possono controllare obiettivi, non possono avere azioni attacco e cose simili. Quindi adesso tutte queste creature che hanno questo tratto hanno un simbolino riconoscibile sulla carta. Un'altra grossa novità è che letali no more, mettiamola così. Mentre appunto in Beastgrave ed Irkasm c'era la possibilità per i giocatori di mettere dei segnalini letali e gli obiettivi, una volta girati, avevano sul retro un segnalino letale, un esagono letale, i letali adesso non ci sono più se non quelli fissi sulla plancia, perché sono stati rimpiazzati dai segnalini oscuri, che sono appunto questi segnalini tutti nebbiosi che possono essere sia messi al posto dei letali come era prima, una volta piazzati i 5 esagoni, ma sono anche sul retro degli esagoni obiettivo. Cosa comporta questa cosa? Che un modello che sta su un esagono oscuro, su un Gloom Token, considera anche i supporti pieni come successo quando viene bersagliato da un'azione attacco. La particolarità inoltre è che i segnalini obiettivo, cioè quindi segnalini elemento, i 5 segnalini elemento che contengono un esagono obiettivo, non vengono più girati all'inizio della partita, ma restano coperti, quindi restano come Gloom Token. Per poter fare questa, per poterli girare, diciamo così, bisogna utilizzare un proprio passo potere. Quindi nel passo potere, che è quella parte del gioco che consegue l'attivazione, quindi quando i giocatori si alternano a giocare carte, anziché giocare una carta io posso scegliere di girare un Gloom Token su cui c'è un mio modello. Ovviamente non posso fare la stessa cosa mille volte, cioè posso girarlo solo una volta per passo potere. La particolarità del passo potere, lo anticipo già, è che è stata leggermente modificata. Mentre prima appunto la priorità nel giocare carte era del giocatore di turno, adesso è un po' come le reazioni, quindi la priorità è al giocatore non di turno, quindi all'avversario. Faccio la mia attivazione, il mio avversario può giocare carte potere per primo. L'altra particolarità, diciamo così, che è stata rifinita, l'altra nuova regola che è stata messa da GW è stata il modificare il mulligan. Quindi prima, quando io non ero soddisfatto della mia mano iniziale, dovevo scartare le 5 carte potere o le 3 carte obiettivo e ripescarne un numero pari, perdendo di fatto le carte che avevo scartato. Adesso scarto le carte che non voglio, ripesco il numero pari di carte che ho scartato, le carte che ho scartato le rimescolo nel mazzo. Quindi questa piccola modifica, che comunque può avere un grande impatto sul gioco, può far sì magari che gli obiettivi di terza fase, che prima erano dei mezzi chiodi, mettiamola così, quindi ai limiti dell'ingiocabile, adesso possono essere utilizzabili, perché se io magari ho impescata una prima mano due obiettivi di terza fase, che è difficile che possa giocare in maniera fluida con due carte mezze morte in mano. Scartandole e comunque potendole rimettere nel mio mazzo, ho la possibilità magari in late game di fare queste glorie, che magari sono anche glorie
indiscreto numero, quindi perché no? Bella modifica, personalmente apprezzo moltissimo. Un'altra cosa che è stata fatta da GV è aggiungere qualche keyword. Mentre prima avevamo solo il fendente, l'ostacolare e il falciante, che erano quelli appunto nego gli scudi, nego i dodge, bersaglio tutti i modelli adiacenti, GV ha aggiunto due nuove keyword, ovvero straziante, grievous in inglese, e disorientare, stagger in inglese. Cos'è straziante? Cos'è grievous? In pratica era la precedente regolina che era sulle carte, in caso di successo critico questa azione attacco fa un danno in più. Quindi adesso tutta questa cosa è riassunta in straziante, almeno è facile, keyword sotto. Via. Disorientare invece è proprio una nuova meccanica, che è quel nuovo token che si trova sul retro del segnalino guardia. Un attacco con la keyword disorientare cosa fa? Distrugge la guardia nel modello che è stato colpito dall'azione attacco, quindi il modello non è più in guardia, e permette di rirollare un dado attacco quando quel modello è bersagliato da un'azione attacco, quindi lo rende un pochino più vulnerabile. Ultimissima cosa su cui GV sembra puntare molto è un nuovo formato. Mentre appunto finora il formato più giocato era il Championship, quindi con tutte le bande, tutte le carte generiche uscite nelle due stagioni, quindi quella attuale e la precedente, Rivals permette a tutti di giocare ad Underworld. Non è necessario recuperarsi tutte le uscite da Direcasm in poi. Voglio giocare i vampiri e un mio amico vuole giocare gli orchi selvaggi? Io mi prendo i vampiri, lui prende gli orchi selvaggi e giochiamo entrambi con il mazzo precostruito da 32 carte. Quindi con i 12 obiettivi e le 20 carte potere. Quindi, ottimo modo per tirar dentro amici, nuove persone che magari non hanno mai considerato questo gioco o che magari l'hanno visto come troppo dispendioso perché magari erano obbligati a prendere tutto per poter giocare alla pari. Invece così, molto semplice, molto veloce e molto divertente. L'abbiamo provato di recente col caro Mac e devo dire che ci siamo divertiti. Infine, cosa c'è nel futuro di questa stagione? Perché abbiamo visto che la scatola contiene sugo, altro che. Ma il futuro è altrettanto sugoso, perché abbiamo già visto l'Ogre Pirata, che arriverà nel primo trimestre del 2022, accompagnato dal nuovo mazzo Rivals, che permette appunto anche alle bande che non hanno le 32 carte precostruite, diciamo così, quindi le bande di Season 1 e 2, di Shadespire e di Nightvolt, di giocare questo formato. Quindi posso giocare i campioni di Stilarte, i Severini, i tanto amati Severini, con il mazzo Rivals che uscirà in futuro, oppure nell'attesa con il mazzo Minaccia Silente che era uscito durante Direcasm. Nel secondo trimestre, nel Q2 del 2022, cosa uscirà? Una nuova banda, si vocifera qualcosa di zombie con necromanti che fanno esperimenti alla Dr. Frankenstein, per usare la pronuncia corretta, e un nuovo core set che, rumor dicono, possa essere Elfi di Malerion, che su Ulvu stanno un gran bene, e Cacciatori di Streghe, quindi da leccarsi le dita dei baffi, come diceva il caro Caccamo in tempi non sospetti. Quindi, questo è quanto. Unboxing, novità, tanta roba, tante cose fighe. Se in futuro volete vedere qualcosa relativo ad Underworld, basta lasciare un commento, che siano strategie di deck building, bat rap, tutorial, quello che vi interessa. Commentino qui sotto che tanto leggiamo tutto. Ricordatevi sempre di cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale, quindi per ricevere tutte le notifiche relative ai nostri video, alle nostre live, tutto quello che facciamo. Come sempre, alla prossima!